Chiudi la porta. Ho uno scherzo top da fare a casa, guarda. Guarda cosa fa questo. Prende la felpa, si mette nel frigo, gira al contrario la felpa e poi guarda che scena fa. Ok, allora spero che non succeda quello che è successo a lui, però per il resto va benissimo. Ci serve solo una felpa molto grande. Ora, il problema è trovarla una felpa qua dentro, perché già, proprio come cose, ci serve una felpa esageratamente grande. Questo potrebbe fare il caso nostro, perfetto, andiamo. Bra! Che stai facendo? Sto qui al computer. Ok. Continua a rimanere lì al computer. Non so come fare. No, niente, io niente, io assolutamente nulla. Ma non ci abbiamo niente nel frigo? Che vuol dire? È impossibile che non ci abbiamo nulla nel frigo. Mamma, mi stai trollando palesemente. Ma cosa dici? Non è mi possibile. Mi stai trollando. Io ti sto trollando, ma quando? Ma che è sta voce? Scusa un attimo. Ma perché stai così? Ma che cosa fai? Ma perché c'è sto coso nel congelatore? Non lo so. Ma da quando so. È che sta venendo il problema sono questi, scusa un attimo. Cos'è sta roba? Mangia. No! Allora, diciamo che una volta ero il king degli scherzi, dobbiamo rifarci. Ora ne ho in mente uno che sarà al top. Il problema è che per fare questo scherzo serve una distrazione a cazzo, cioè, dobbiamo distrarre in qualche modo, quindi o lo chiamiamo, tipo qualcuno lo chiama e gli dice di andare da qualche altra parte. Devo farlo chiamare a qualcuno. Prima di tutto chiudiamo la porta. Allora, io ho un alibi, siccome che qua sotto non prende niente, l'unico modo per fargli fare una chiamata è che lui vada fuori dalla camera. Questo è proprio quello che vogliamo. Ho un'idea, chiamo direttamente io Kazu e gli dico di andare fuori che non prende. Geniale. Fra, non si sente niente. Parla un attimo. Ti sento male. Che ti sento male. Che devo fare? Vai un attimo fuori. Mi senti ora? Vai, sei in cucina? Mi senti? Sì, vai fuori. Vai verso fuori. Ok, ascolta, ti devo dire, alla fine... Cosa? No, niente. Vai un attimo fuori perché non ti sento. Ma qui dobbiamo parlare a te. Sì, esatto. Allora, in poche parole è molto semplice qua la questione. È molto, molto, molto semplice. È veramente una cavolata unica. No, niente, non ti conviene. No, puoi controllare, guarda che ti sto raggiungendo. Eccomi. No, niente, t'ho chiamato per vedere se funzionava, ciao. Che hai fatto? Niente. Che cosa hai fatto? Niente. Ora fai una persona seria però. Cioè che hai fatto in camera mia? Niente, vai, controlla. Non c'è niente. Guarda che non c'è niente. Siediti, fai quello che ti pare. Stai pure tranquillo. No, paura. Guarda, chiudo anche la porta per sicurezza, nel dubbio, così. Che cosa hai fatto in camera mia? Ti accorgi quando entro. Ok. Come ha fatto a accorgersi della finestra aperta? Cioè questo era il problema. Oh, no. Oddio, sono... no. Ma si può capire cosa state cercando di fare? Ma dai, ma avevo aperto la finestra, tutto sto casino. Vabbè, per allora, aprire facciamo una così, la lascio aperta e me ne vado. Oh, vabbè, perfetto. Scusa, è davvero uscito dalla stanza? È davvero uscito da... Ora, l'obiettivo primario dello scherzo è quello di nascondersi in camera sua, ma rimane via libera. Ok, ci metteremo la sua felpa in questo modo. Prendiamo qualche coperta, qualcosa, e ci infiliamo all'interno dell'armadio. Ho un'idea geniale! Dove stai? Fra, perché sbuca la coperta da qui sotto? Oh! Fra?
Samu! 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 Ma tra l'altro mi distruggi tutto qui! Diciamo che lo scherzo originale era quello che tu non ti accorgessi che io avessi aperto la finestra. Però va bene, sì, anche sicuramente non me ne sono accorto. Ma quanta puzza c'è in suo armadio? Cavolo di pecore! Ma sei tu che lo fai puzzare l'armadio perché sei... No, sicuramente ora puzza più di prima, ma prima già non è che andasse bene. Adesso vi faccio vedere chi è che comanda e chi è realmente il king degli scherzi. L'occorrente che ci serve è semplicemente questo. Lo trovate in tutte le case, lo potete fare anche voi. A questo punto vi dovrete chiudere in bagno per un bel po' di tempo. Prendete l'antella, beh, direi che un cucchiaino basta, e ve la spalmate un pochettino sulla mano, perché l'obiettivo dello scherzo è far finta che vi siete cagati in mano. Chiamate il vostro amico per chiedere la carta igienica e a quel punto vi farete delle grasse e grosse risate. Vi faccio vedere io chi è che comanda. 3, 2, 1 Cap! Samu! Mi porti un po' di carta igienica, per favore? Un po' di carta igienica! Dai, fra, passami un attimo la carta igienica. Che schifo! Passami un po' di carta igienica! Fra, sono incontinente, mi sono cagato in mano, come devo fare? Passami la carta igienica, ti prego. Uno schifo, veramente. Ma che fai? Ma che lanciare? Vieni qui. Che schifo! Che schifo! Fra, mi serve un po' di carta igienica. E qui c'è la seconda parte dello scherzo, dove il vostro... No, c'è la finestra aperta. Andata lì. Che schifo. Stai lì, non ti muovere. Ci siamo, il suo bel computerino. Allora, ho una bella idea. Prima cosa, mamma mia che foto. Gli mettiamo una bella foto come sfondo del desktop. Ah, guarda che bello. Ah, che bello. E poi gli facciamo 20.000 cartelle. Anzi, 20.000 fogli di testo con scritto il codice Cap. Ah sì, tutti i codici cap, tutti i codici cap, vai, tanti codici cap, tanti codici cap, cosa vuoi? Guarda quanti sono, guarda quanti codici, quanti sono, oh mio Dio, no raga, pieno, no, cos'è partito, cos'è successo, no, ridammi il mio mi piace la zucchina, ridammi il mio computer. No, vai via, fermo, c'è una televisione, c'è qualcosa sotto. Allora faccio una cosa. Allora io nel dubbio mi prendo la chiave e ci ripensiamo dopo. Sono sempre in contatto. Ma in camera tua se faccio cadere! Che cavolo è? Ma cos'è? Cosa sono tutte queste pagine? Cosa fai? La mia chiave! Ho la chiave del potere! Ridami la mia chiave! Non esiste! Vai via, fuori! Io ci ho chiuso dentro, aspetta. Allora, calmi. Io devo ripulire un secondo tutto. Ma che me ne frega del codice cap? Meglio il codice Kazu su Brawl Stars. Mi piace la zucchina. Basta! Ma che cosa stai facendo partire? Vediamo se con la chiave della porta di cap si può aprire questa. Ma
sai che ce n'è un'altra di chiave. Davvero? E prova ad aprire. Tanto non puoi aprire. C'è la mia chiave che blocca. Prova ad entrare stavolta. Allora guarda, ti regalo una chiave se ti aggiusti il mio desktop. Ok? Che cos'è sto rumore? Fra, non fare cavolate, eh? Apro. Non fa cavolate. Oh, che fai? Ma che fai con il... Io ti do una chiave, però tu mi devi ripulire tutto il desktop. Per una chiave, cosa vuoi fare? Guarda che c'è la tua camera chiusa, eh. Vieni, 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 seguimi, seguimi, seguimi. Vai, vai. Cosa vuoi fare in camera? Procedi, procedi, procedi. Esci dalla camera, perché la mia cosa vorresti fare in camera? No, è chiusa, fidati, tanto i ragazzi. No, Spike! Mi sembra un ragazzo normale? Va bene, capitano, l'hai voluto tu. Dai, apri la porta. Siamo qui in due, e questo è il tuo specchino. Cosa vuoi fare con il mio specchino? Siamo qui in due. No, questo non si fa. Allora, io apro la porta con calma. Vai. Cosa vuoi fare? Siamo in due di una porta. Va bene, poi cosa può succedere? Ah, che bello, mi siedo un pochettino. Ah, questa è la canzone che hai fatto partire prima. Mi piace la giochina. Proprio quella. Senti, fai quello che vuoi, stai in camera mia. Basta che non mi tocchi il computer. No, mi diverto. Gioco un pochettino a forma. Va bene, aspetta un attimo, premo un secondo questo tasto. Ci che siamo. Cosa hai fatto? Andiamo. No, Fra, qual è la password? Fai il serio. Allora, la situazione è davvero complicata. Io sto sudando tantissimo, perché per fare lo scherzo di prima, che è stato epico, ho sudato troppo. Però qui... comunque ci conviene chiudere la finestra. La mia stanza dovrebbe essere al sicuro, perché la porta di là è chiusa. Però visto che nella camera di Cap non posso fare niente, ormai io sono diventato un portiere, cioè sono pieno di chiavi. Cap, come procede? Tutto bene, cosa stai facendo? Ciao, io me ne vado in camera. Vai in camera tua? Sì. Vai in camera. Perché cosa vorresti fare in camera mia? Va bene, torno in camera tua. Prima per sicurezza apro questa qui, perché non si può mai sapere in caso di necessità. Che stai facendo? Che cos'è sta roba? Ma che stai facendo? Ma che era quella roba? Va bene, vado in camera tua. Qua serve il giusto armamento. Questo è il piano di oggi. Barava. Cosa si fa in dentro? Che stai facendo? Cosa qui? Vuoi? Cosa si fa in dentro? Allora no, tu mi devi spiegare, perché hai un fucile di Fortnite, due sta cosa indecifrabile, non so cosa sia, dove l'abbia presa, tre che è sta tanica? Una bottiglia d'acqua. Ma poi voglio... una bottiglia d'acqua? Sì, servono. Cioè sembra qui. Tipo il latte per gli americani. E questa sombrello che è? L'ombrello è per la pioggia. Per la pioggia? E perché cosa devi fare in camera mia con questa cosa? Niente, volevo provare... Allora, già aperto la mia finestra, adesso siamo pieni di zanzare in camera. Come la mettiamo? No, adesso le ci spieghi. Poi chi riordina zanzare? Chi riordina qui? Ah, mi stai cacciando fuori dalla mia camera. Vai in camera mia, scusate, cosa ci fai in camera sua ancora? Signori e signori, la preparazione del piano che desideravamo da tempo. Ci siamo quasi, manca poco e la macchina farà la sua magia. Che cosa vuoi fare? Niente. Perché stai con quest'ombrello? Perché tu hai detto... Allora guarda, posso stare in camera mia, per favore? È mia questa. Sto in camera... è in camera mia ormai, tu vuoi stare in camera mia? Se non ricordo male, io ho lasciato la finestra aperta proprio in caso di SOS. Vado a controllare se l'ha chiusa. Samuele? Samuele? Cosa stai cercando? No, non chiudere! Allora, c'è qualcosa che non va. Ho provato a controllare, non ci ho capito nulla. Però sicuramente sarà architettando qualcosa. E io non sono uno stuntman. Non imitatemi. Cosa vuoi? Vai via da camera mia! Ma è camera mia! Vai via mia. Da camera mia! Ma tu mi devi spiegare, sto scherzo che sto facendo! Qui c'è scritto Kazu! No, qui c'è scritto Kazu! Ma allora lo sai leggere, si vede che va ancora nei elementari!
è pronta, la macchina è pronta. Signore e signori, pronti? 3, 2, 1. Wow! Riempiremo tutta la stanza! Ci vorrà un po', non è che ci mette un minuto. Però dai, pian piano. Diciamo che tra poco mi inizio a intossicare. Non so quanto faccio bene. Però ho fatto un esperimento pericoloso. Diciamo che è esploso un palloncino. Fra, ma che succede? Fra, ma stai scherzando? Fra, che hai fatto? Oh, fai in serio, eh? Dove sei? Fra, ma che fai? Oh, pensavo che avessi visto. Ma che è tutto... No, dai, Fra. Ma che è incendiato? Ma è un palloncino. Ma come il palloncino? Cioè, guarda che fa... Apri sta porta! Apri la porta! Non si respira... Cosa stai cercando di fare? Fra! Fuori, fuori! No! Aiuto! Aiuto, vai fuori! Metti questa gamba giù! Fra, non entri qua dentro! Fermo, vabbè, puoi entrare. Fai in serio, fai in serio. Ok, entro. Ma ogni volta che fai il passo di me... Ma che è la macchina? Ma che stai facendo? No, non puoi! Ok, fermo! Ti giuro che respiro! Oh, ti giuro che respiro! Ogni volta che sei qua dentro se fumo! Ogni volta che sei ci non sbarro più! Ogni volta che sei qua dentro, ok, è uscito, signor. Dove è andato? La stanza deve diventare una cosa che proprio non si deve respirare qua dentro da qualche fuori. Già è un casino. Beh, io direi che ci siamo. Non si respira ancora sta stanza. Ma è uscito. Vieni fuori. Oh mio Dio, sono tutto stordito. Kazu! C'è fumo anche qua, com'è possibile? Kazu! Questo si è nascosto nell'armadio. Dove è andato? No, sta aspettando che io esca. È tutta una trappola. Lui aspetta che io esca. Dove si è messo? No, raga, questo è andato da qualche parte. E si è nascosto. No, Fra. Oh mio Dio. Dai, Fra, fai in serio. Dai, ma mi hai incendiato. Apri sta porta! Ma mi hai incendiato tutta la camera! No, vi giuro, non si respira, eh. Per colpa di sta macchina. Ecco che cos'è, la macchina del fumo! No, Fra, esagerato, cioè, ha preso fuoco tutta la casa. Sì, sì. No, completamente. Chiudi. Senti il fuoco, Spike. Hai un accendino, Fra? Cosa? Un accendino mi serve, ce l'abbiamo? Ma è così, per guardare come funziona il fuoco. Ma va bene, se in cucina c'è l'accendino. Guarda se c'è. Sì, vabbè, ma qui non si respira, cos'è sta cosa? Ma quindi ce l'hai o no sto accendino? Dai, giù. A posto, perfetto, come non funziona? Non funziona. Mannaggia te, vabbè, non c'è nessun problema. Oh, Fra, vai in camera. Vai in camera, tu vedi se... E cosa dovrei fare in camera mia, sentiamo? Non lo so, io per esempio so che cosa farò in camera mia. Fra! C'è un problema! Prende fuoco solo a metà! È incredibile come non so. No! Cosa? Non lo sa! Non osare toccare Spike! A Spike, ma come potrei mai? Scusami! Cosa? No, niente! No, di cosa stavi parlando? Niente. No, ti vedevo con il. Niente! Con quel sorrisetto! Cioè, già incendiato casa, no? Già incendiato casa, vorresti fare altro? Spiega! Ah, a proposito, tu devi registrare, eh? Ora che ci a parte che qui c'è ancora un. No, devi registrare Fortnite! No, non è vero! Sì! Giorno di pausa, in realtà ci devi registrare. Se vuoi. Cosa vuoi fare? Torni in camera. Torni in camera. Guarda che ti distruggo la camera. Tu mi hai incendiato la mia camera, io te la distruggo. Torna in camera. Ti ricordo una cosa, io sono il portiere di casa. Chiudi quella porta. Che entra tutto il fumo. Non ti muovere. Fra, c'è un solo modo per sapere lo scherzo. Devi venire in cucina. Solo venendo in cucina saprai qual è lo scherzo. Devi fare un favore, mi raccomando. No, devi stare al gioco. Devi stare al gioco. No, l'ho visto. Cosa? Cosa? No, no. No, Fra. No.
super ottica. No, fra, pulisci tu. Te lo dico, pulisci tu. Questi scherzi di basso livello, pulisci tu. Scherzi di basso livello. Questo è stato un top nella mia carriera. Non c'è bisogno di pulire. Ma come non c'è bisogno? Allora, già ci sono tutti i popcorn qui. La casa sta andando a fuoco. Qui a terra è bagnato. Non è un problema. Ma come non è? Io mi trasferisco, me ne vado. Ah, ecco. Faccio come cosa, diciamo che lo serve. Cioè, allora, adesso non so se dal video rende, ma la casa, cioè, guardate qui, c'è fumo ovunque. Io non posso stare in camera mia. Cosa incredibile. Ma che stai facendo? Vai in camera. Allora, tu dovevi registrare Fortnite. Registra Fortnite, per favore. È arrivato il momento di prendere le redini di questo video, perché il sommo dei prank sono io. Sì, sono il sommo dei prank. Quindi appena lui inizia a registrare Fortnite ci divertiamo. Cosa vuoi fare? Dovevi recare. Ma vai a registrare. Vado. Conviene fare una cosa però, chiudere la finestra di qua. Ho un bel programmino che permette di abbassare la banda, quindi praticamente tolgo la connessione al computer di Cap, in modo che mentre sta registrando si potrebbe un tantino arrabbiare, perché potrebbe laggare su Fortnite. Allora vieni qui. Ho capito, stai registrando Fortnite dopo che tu mi hai incendiato casa. Ma vai via! Potrei darti un po' fastidio, no? Ma cosa vuoi? No, vai via! Dov'è che ti vuoi lanciare? Devo ricassare. Un saluto al video di Cap! Ma lo sto registrando adesso, c'è questa taglia, taglia tutto. Sì. Dai, via. Fuori di scatole, via. No, andiamo via! Scusami. Aspetta, chiudo tutte le finestre, così lui uscirà sicuramente dalla finestra, visto che in camera sua aperta. Prima finestra, seconda finestra, terza finestra e la mia di là è già chiusa, bene? Adesso dobbiamo semplicemente abbassare la connessione. Perfetto, tra un pochettino ci divertiamo. Allora, se sentiamo gli urli di Cap vuol dire che sta laggando. Ma non sto caricando niente! Bravo, che devo fare se il gioco fa schifo? Che c'è? Ma che ti ha rovinato un video? Ma cosa? Ma hai appena iniziato a registrare! Ma se tu sei scarso e pinghi 8000, che vuoi da me? Non te la prendere con la connessione. Oh, te lo giuro, la prossima volta che recchi, mamma mia, ti do fuoco alla stanza. Ma cosa? Ah, perché non l'avessi già fatto, figurati. Fra, mi devi far uscire dalla stanza. Fra, mi devi far uscire dalla stanza, serio. No, è che non sono mai... Ho un'idea. Quanto è prevedibile il carissimo Cap. Lui ora sicuramente uscirà dalla finestra, visto che la sua finestra è aperta. Di là abbiamo già tutte le finestre chiuse. Cap! Oi! Sì, vai di là, vai! È tutto chiuso! Cap! Di là! È tutto chiuso! Che c'è? Dove va, amico? Dammi un bacino! Allora, se mi dai un bacino ti faccio entrare! Se mi dai un bacino ti faccio entrare! Cosa? È finito! Che stai facendo? Cosa fai?